Un caro saluto da Radio Speranza, la radio della diocesi di Pescara Penne, 87,6 MHz. Per la trasmissione Gli incontri di Licio, libri e dintorni, oggi incontriamo il professor Franco Ferrarotti, una specie di leggenda, se non la leggenda della sociologia del nostro paese. Professor Ferrarotti, mi sente? Sì, la sento molto bene. Perfetto, ecco, noi adesso faremo questa intervista con la regia di Davide De Amicis, faremo questa riflessione su questa sua pubblicazione, sì. Il suicidio della democrazia, edizioni Solfanelli, sì. Del nostro mitico sì. Marco Solfanelli. Per chi non conoscesse, ma penso che in Italia non ci sia persone che non conosca il professor Franco Ferrarotti, il professore è stato... è professore emerito di sociologia all'Università di Roma La Sapienza, ma è la leggenda della sociologia del nostro paese, uno dei maggiori rappresentanti al mondo della sociologia. Ha pubblicato con Solfanelli oltre tantissimi libri, e questo ci ha attirato particolarmente la nostra attenzione: Il suicidio della democrazia. Professor Ferrarotti, un titolo sicuramente di grande impatto. Qual è la motivazione che l'ha indotto a dare? Poi parleremo del contenuto, ma questo titolo che chiaramente ci colpisce l'attenzione. Devo rispondere francamente che il titolo mi è stato suggerito, diciamo, da uno sguardo spassionato e il più neutro e scientificamente rigoroso che fosse possibile, non solo alla situazione italiana, ma alla situazione, starei per dire, planetaria. In tutti i paesi, anche nei paesi di più antica democrazia, la democrazia è in pericolo. Come mai? Che cosa? Perché è in pericolo, mi sono domandato. È un pericolo che viene dall'esterno, oppure è un pericolo, diciamo, dovuto alla incapacità della democrazia, dei regimi democratici, di fronteggiare positivamente i problemi che attualmente si pongono all'umanità? E direi che la risposta non è stata semplice. Questo libro, io la ringrazio di richiamare l'attenzione a questa pubblicazione, ormai lei lo sa meglio di me, ormai tutti pubblicano, nessuno legge, quindi sai questo. Ma questo libro in fondo è il risultato di una lunga meditazione, intanto per cominciare, proprio da sociologo, se vuole anche semplicemente da osservatore del mondo, della quotidianità, e io ho conosciuto e ho letto libri di politologi importanti, per carità, per esempio in Italia potrei fare almeno due nomi. Bobbio e Sartori. Entrambi abbastanza amici, dica. Bobbio e Giovanni Sartori, presumo. Lei mi legge nel cervello prima che io parli. Professore, io seguo tutte le sue pubblicazioni, per cui so benissimo lei ormai come la pensa, e sono in perfetta sintonia per quel poco che posso rappresentare. Le dirò le ragioni per cui queste due chiamiamole personalità, vero, purtroppo non sono più con noi, ma sono due persone amiche, anzi, ma Norberto Bobbio polemizza per anni e anni, a lungo comunque, niente meno che con Palmiro Togliatti, segretario generale del Partito Comunista Italiano, ma prima ancora per anni segretario generale del Comintern a Mosca, quindi per carità, il quale, mi permetta una parentesi, il quale Norberto Palmiro Togliatti firmava nella lunga polemica con Norberto Bobbio, firmava con uno pseudonimo che non ho mai dimenticato, Rodrigo di Castiglia, quasi a far intuire a chi avesse orecchio, vero, per intendere, occhi per vedere, a far intuire che si trattava di una discussione degna dei dotti di Salamanca intorno al sesso degli angeli, con Giovanni Sartori, fiorentino, per carità, va molto attento. Ma qual era la sostanza di questo discorso, riassunto poi
questa polemica garbata, certamente, riassunta poi da Norberto Bobbio, la differenza in fondo che correva fra il militante di partito e il partitante partito. Il militante e l'intellettuale poteva essere militante ma non partitante, sì, cioè sempre fedele, sì, alle risultanze dell'indagine scientifica e non invece fedele più o meno supinamente alla disciplina di partito. Certo. Momento, e questo naturalmente lei può capire, non si poteva soddisfare perché... nel caso di Giovanni Sartori andiamo anche peggio, perché Sartori con i suoi discepoli, chiamiamoli così, non si offenderanno, anzi dovrebbero essere fieri di questo, per esempio Gianfranco Pasquino, riducono la democrazia a procedura, cioè tot capita, tot sentenza. Ora stiamo attenti, bisogna stare molto... La procedura è importante, non c'è dubbio, e la democrazia è forse il migliore, certamente il più difficile regime politico che sia mai stato tentato su questo pianeta. Ma la pura procedura di per sé non risolve i problemi, non li fronteggia neppure i problemi che oggi ci stanno dinanzi, che sono poi riducibili a due: eguaglianza e giustizia sociale. Non è questione solo di procedura. La stessa democrazia, del resto, storicamente nasce, basta pensare alle lotte per il suffragio universale, basta pensare al fatto che le donne in Italia possono votare solo dal 1946, cioè dal tempo della nostra, della Repubblica Italiana. I problemi che stanno avanti sono l'eguaglianza effettiva e la giustizia sociale. E allora la mia conclusione cos'era? È una conclusione ovviamente provvisoria, perché noi ormai abbiamo capito le debolezze, anche se viene sempre giustamente ricordato, osannato, Benedetto Croce, che definiva la sociologia un'inferma scienza, e questo grande erudito di Pescasseroli abruzzese, anche napoletano, pazzo, filomarino, non si rendeva conto che ogni vera scienza deve essere inferma al fine, allo scopo di non rischiare di erigersi in dogma e negare se stessa come scienza. La scienza è problematica, in essenza, deve essere inferma. Quindi la sociologia rischiava a ben leggere le dure, cruse, acrimoniose critiche di Croce, risultava essere una vera scienza, perché proprio era inferma, perché era continuamente, diciamo, inconclusa. Ora io non voglio concludere, perché non voglio essere in condizione, ma che cosa traggo da queste polemiche, che poi in America, perché negli Stati Uniti, dove ho la fortuna, e anche in Francia, io sono tuttora, purtroppo hanno respinto le mie dimissioni, sono tuttora direttore del CID, dell'École des Sciences e alla Maison des Sciences de l'Homme di Parigi. Cosa Ma io penso a uomini come Lipset, Harvard, vero? David Easton all'Università di Chicago, oppure penso a Maurice de Vergès, vero? A Parigi, cioè, e in fondo mi dicevo, ma come mai? Guardiamo la storia anche recente, come è finita la democrazia in Italia con la marcia su Roma del 22? E come è finita la Repubblica di Weimar, vero? Con i vari assassini, le cose del Dolfus, eccetera. E allora mi sono reso conto che la democrazia di per sé non è mai, diciamo, non può mai essere distrutta, esorcizzata, soppressa da forze esterne, ma in primo luogo da deficit, da carenze interne, da un venir meno interno. Qual è questo venir meno? Venir meno internamente in un popolo, tutto un popolo, venir meno il senso della razionalità applicata, il senso della
cultura condivisa. Se posso usare una frase, forse un po' troppo d'effetto, direi addirittura, poi naturalmente il titolo del mio libro che uscirà, spero, non lo so. Comunque, si dimentica, una democrazia finisce e si autoannulla quando dimentica la vocazione pubblica della cultura personale. Ecco, questa è una considerazione di uno spessore incredibile, professor Ferrarotti. Ma questo è fondamentale, ma mi permetta però, io tremo a considerare le conseguenze di quanto vengo affermando e di quanto la storia anche recente mi conferma. Noi qui dobbiamo trovare il coraggio, non soltanto l'intelligenza teoretica, ma anche il coraggio esistenziale di rovesciare, capovolgere la tradizione culturale europea, occidentale e oggi planetaria. Vale a dire, non possiamo più accettare la contrapposizione platonica fra episteme, scienza dei poti e per i poti, e doxa, volubile, cangiante, opinioni dei più, dei polloi, e cioè di chi? Degli schiavi, della gente comune, della gente che non conta, che non sa e che continuerà a non sapere. Questa concezione restrittiva della cultura. Perfetto, professore, dobbiamo fare una piccola pausa di 2 minuti e poi riprendiamo la seconda parte. Da Radio Speranza con il professor Ferrarotti, a fra poco. Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo, l'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni e che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Ecco, professore, mi sente, abbiamo voluto un po' trovare questo, il nostro regista Davide De Amicis si diletta sempre nella pausa a trovare qualche riferimento interessante su questa nostra cosa. Bene, riprendiamo il discorso a Radio Speranza con il professor Franco Ferrarotti, stiamo parlando di un suo straordinario libro, Il suicidio della democrazia. Allora, professor Ferrarotti, come diceva anche Giorgio Gaber, che è il popolo che decide, quindi nel momento in cui la democrazia va in crisi, è il popolo che va in crisi? Beh, il problema grosso che ci sta davanti è proprio questo, e cioè il problema di come in fondo sia possibile elevare il livello medio della consapevolezza comune al fine di andare oltre la contrapposizione tra scienza, conoscenza dei pochi per i pochi, i grandi sapienti, e
opinione volubile, cangiante, inaffidabile dei polloi, come direbbe Platone, cioè dei più, delle grandi maggioranze. Ora noi invece ci troviamo ancora in una situazione, mi permetto di dirlo con maniera esplicita, forse non ancora del tutto confermabile dal punto di vista scientifico, però ci troviamo in una situazione in cui i gruppi politici dirigenti, governanti politicamente soprattutto, ma anche una parte notevole dei gruppi intellettuali influenzanti, quindi gruppi governanti, gruppi importanti, sono separati, non sono in sintonia con il sentire delle grandi maggioranze, sì. di cui peraltro si ritengono rappresentanti, ma non sono rappresentanti autentici da questo punto di vista, rappresentano solo se stessi, si comportano in fondo come, nel caso migliore, come dei separati in casa. Sì. E basta vedere al mattino quando passano nelle loro auto blu, così guardando dal finestrino, sono come, se mi permette di dirlo in maniera forse troppo polemica, me ne scuso in anticipo con gli ascoltatori sensibili, ma sono come delle truppe di occupazione in un paese straniero che non conoscono. Questo è il punto. Sì. Queste continue diatribe interne e poi addirittura un discorso allusivo, direi quasi paramafioso, fatto con formule speciali che solo gli appartenenti ai vari gruppi possono capire. È un discorso cioè allusivo, il cosiddetto politichese, sì. il linguaggio politico specialistico per politici e non politici, che d'altra parte però dipendono dalle decisioni politiche, non possono capire. Questo vuol dire che a poco la cosiddetta classe politica, e anche questo è un modo di dire molto, sì, italiano, tra l'altro, certo. Non c'è altro, la classe politica si distacca, appare separata dal grande corpo politico che dovrebbe rappresentare. Quindi stiamo attenti, qui stiamo arrivando a un punto che io trovo, sì, dirimente, cioè la rappresentanza politica impeccabile dal punto di vista formale non è più rappresentativa. Le posso fare una domanda come dici tu? Posso fare una domanda a questo proposito? È, certo, stato molto molto, certo, chiaro, professore. Ma a suo avviso questo distacco, questa crisi, è una crisi crescente? Scusi, non ho capito il termine. Questa crisi crescente, sì, che c'è, sì, secondo lei da quando si sta manifestando soprattutto? C'è un Devo dire, si manifesta dagli anni 50, dalla metà del secolo scorso soprattutto. Io l'ho vissuta, all'epoca io sono stato deputato indipendente del gruppo misto nella terza legislatura, dal 58 al 63. Ho vissuto in prima persona questa crescente caduta della sintonia tra rappresentanti e rappresentati, determinata da che cosa? E questo è l'interrogativo a cui forse non è per il momento possibile dare una risposta esauriente, però l'interrogativo è da che cosa? Io comincio a sospettare, primo, che il progresso tecnico non garantisce nulla circa il progresso morale. Secondo punto su cui mi sto rivelando, tutte le nazioni di oggi, gli stati e le confederazioni o le unioni di stati come Unione Europea, NAFTA, cioè Messico, Stati Uniti, Canada e così via, sono guidati da che cosa? Da ciò che più colpisce, cioè dalla innovazione tecnologica. Un momento. Io non ho nulla contro la macchina, io non sono un neoluddista come qualcuno mi ha rimproverato di essere. Io credo che il progresso tecnico, le macchine, l'innovazione tecnologica abbia dato anche dei buoni benefici nel campo medico, nel campo comune, ci dà l'acqua calda, per carità, ci consente di riscaldare benissimo. Ma come principio guida, la macchina, il progresso tecnico non guida da nessuna parte, perché la tecnica
macchina ha una capacità di controllo razionale sulle proprie operazioni interne, non ci dice né da dove veniamo, né dove siamo, né dove andiamo. La tecnica come tale è una perfezione priva di scopo. Non puoi, quando viene assunta, ed è assunta oggi da tutti i governi, è come un principio guida, non guida da nessuna parte, e di qui è ansiogena. Perché? Perché nell'incertezza generale si genera uno stato di incertezza, direi addirittura pandemica, è gravissimo. Non solo, si dimentica un fatto fondamentale: la macchina funziona, ma l'essere umano pensa, dubita, indugia e poi decide, e non decidere sa che è una decisione. La macchina funziona, la accendo, la spengo, la riaccendo. L'essere umano o è vivo o è morto, non si riaccende. Certo. Non solo, ma internet, per carità, io conosco persone di grande intelligenza, di grande onestà, di grande etica e sentire morale, le quali mi dicono con grande candore: non potrei vivere senza internet, senza cliccare. Internet è una macchina meravigliosa, in pochi minuti risolve problemi di grande complessità, è nata per scopi militari ma ormai è presente in tutta la società. Ma l'internet è una macchina anche stupida, perché non sa dubitare, non sa indugiare, non sa fermarsi. Certo. La si accende e la si spegne. Bene, professore, ok, anche questo concetto è molto chiaro. Adesso dobbiamo avviarci verso la conclusione. Io volevo ritornare però al rapporto tra la mera procedura della democrazia e i principi ideali di uguaglianza e giustizia sociale, come dice lei, da cui la democrazia è storicamente nata. Questi principi... quando una società si affida all'innovazione tecnica come principio guida, cosa succede? Che perde di riferimento i grandi ideali. No. Dov'è il pericolo? Dov'è il suicidio, come io l'ho osato chiamarlo, della democrazia? C'è la grande manipolazione psicologica di massa. C'è l'idea illusoria che si possa avere la democrazia diretta premendo un tasto, cliccando. si dimentica, e questo mi spiace doverlo dire, perché penso anche a persone di grande cultura, che nel V secolo avanti Cristo, nella democrazia di Pericle, solo il presidente poteva prendere qualche appunto sulla sua tavoletta di cera, che era forse la progenitrice del tablet di oggi. Certo. Solo il presidente. Gli altri membri del Consiglio democratico, evidentemente, dovevano parlare a braccio per garantire la suprema presenza, la suprema sorgività, schiettezza del loro pensiero. Non potevano leggere, devono parlare a braccio, non solo, ma dovevano essere presenti, perché c'era, e questo noi lo stiamo perdendo a forza di cliccare, cioè c'era il linguaggio del corpo, gli occhi, l'occhiata, la smorfia, il viso, il gesto, la mano. Certo. Il faccia a faccia della persona, è fondamentale. Certo. Per la democrazia. Quindi c'è l'annientamento della personalità con la macchina. Assunto l'innovazione tecnologica come principio guida, noi stiamo pensando che sarà possibile una democrazia diretta semplicemente premendo un tasto. Sì, certo. È la democrazia dei fantasmi, certo, dei simulacri. Sì, certo. E delle larve umane. Perfetto, professore, però un'ultima... Arrivederci. No, professore, un'ultima domanda. Professore, mi sente? Un'ultima domanda. Lei parla di grandi ideali di uguaglianza e giustizia sociale. Mi volevo soffermare su questo principio dell'uguaglianza. Ma lei, quando parla di uguaglianza, parla anche di uguaglianza delle condizioni di Tocqueville? Condizioni, scusi? Della uguaglianza delle condizioni di Tocqueville? Sì. Sì, e questo, certo, è questo il principio, certo, dell'uguaglianza. Cioè,
un'eguaglianza sociale, delle condizioni sociali evidentemente è sempre relativa, ma non ci può essere una frattura troppo forte fra i rappresentanti e i rappresentati, perché altrimenti la rappresentanza diventa vuota, nulla. Non vera. Bene, professore. Professore, allora io la ringrazio tantissimo per questa disponibilità. Ma io che ringrazio lei. A per lei parla... è una grande levatrice socratica, mi ha tirato fuori ciò che non vorrei dire. Il suicidio della democrazia. Solfanelli editore, grazie al professor Franco Ferrarotti. Professore, grazie e arrivederci. Arrivederci.